Allora, eccoci qua per la nostra rubrica del Memento, la nostra rubrica nella quale ritorniamo ad affrontare temi di cui abbiamo parlato anche in puntate precedenti della nostra trasmissione. Questa sera, Ermanno, torniamo ad occuparci della corsa alla Casa Bianca. Parliamo dei candidati, parliamo di Joe Biden, di Donald Trump, figure che abbiamo seguito a lungo, anche in particolare nell'ultima elezione, ma in questi ultimi giorni, diciamo, anche perché ci si sta avvicinando di fatto alla scadenza di novembre, il clima si sta un po', come dire, scaldando e però i candidati sono sempre gli stessi, Donald Trump e Joe Biden. Sì, credo che nella storia americana sia la prima volta che due candidati si combattono su più fasi elettorali. Di conseguenza, naturalmente, questo aveva portato a un cambiamento quando è arrivato Trump, e quindi Trump aveva cambiato un po' la politica estera e poi era stato coinvolto in alcuni scandali e successivamente ancora degli altri, e poi invece Joe Biden sembrava che fosse l'anello o il salvatore dell'America. Poi si è rivelato invece che purtroppo l'età e la consapevolezza, la coscienza gli manca un pochettino e di conseguenza non riesce a camminare, non riesce a parlare, non riesce a mettere insieme dei concetti e fa un po' ridere. Allora, se pensiamo che questo presidente americano ha in mano la valigetta con il bottone della bomba atomica, diciamo che è un imperatore che ci preoccupa un poco, perché è vero che non è così semplice poi creare un conflitto atomico, ma insomma uno che è già uno che sa essere, che può essere manipolato, e può essere manipolato anche il secondo, di conseguenza sono due o più o tre quelli che decidono eventualmente il conflitto atomico, e questo naturalmente preoccupa un pochettino. Ma al di là di questo, naturalmente neanche Trump è un personaggio dignitoso che possa essere messo in lista per diventare l'imperatore del mondo, perché l'America naturalmente è un impero, di conseguenza questi sono i due imperatori che si combattono tra di loro. Ma noi che siamo i sudditi, cioè meno dei sudditi, siamo stati colonizzati dall'America, cosa possiamo fare? Nulla. Ma di questo comunque parliamo. Certo. Vediamo se effettivamente l'America riesce a esprimere una figura che sia in grado di prendere in mano la situazione di un pianeta che ormai sta andando verso lo sfascio. Abbiamo visto la guerra in Ucraina, abbiamo visto la guerra in Israele, stiamo vedendo i movimenti che stanno facendo Russia, Cina e India, il BRICS, e tutte queste cose ci preoccupano. Certo. E appunto con noi abbiamo un ospite che ci aiuterà a capire un po' meglio. Certo, abbiamo con noi, e lo saluto e lo ringrazio per essere tornato qua nei nostri studi, il professor Corrado Poli. Buonasera. Buonasera. Buonasera professor Poli. Buonasera. È un editorialista, uno scrittore, ma soprattutto ha lavorato molti anni negli Stati Uniti e conosce bene quella che è la società americana. Una società, Ermanno, che forse, ecco, il punto interrogativo può essere questo: possibile che non si sia riusciti a proporre dei candidati diversi? 300 e passa milioni e questo, questo è il grande quesito di queste elezioni. Allora, se prima questo problema non era emerso, oggi si emerge quanto è valida la figura di un presidente americano, visto che sicuramente Joe Biden non è in grado di gestire il suo posto, perché abbiamo visto che spesso e volentieri fa delle sortite un po' strane. Quindi la sua coscienza è un po' superata, vista l'età. Probabilmente quando era giovane era molto più abile, oggi purtroppo non è capace di intendere di volere. Allora, chi è che comanda l'America? Questo è il grande quesito che viene fuori oggi. Ma chi c'è dietro a Trump, dall'altra parte? Allora, ci sono delle lobby che comandano i presidenti o sono i presidenti che comandano le lobby? E questo lo chiederei a Corrado Poli.
Lei con questa domanda è quasi una domanda retorica, nel senso che vedendo i due candidati che abbiamo, sia Biden che Trump, che sono, non dimentichiamo, dei candidati diciamo ripetuti. Biden è alla Casa Bianca alla vicepresidenza prima, è in politica dagli anni 70, quindi è veramente un vecchio abitante di Washington radicato. Trump è una persona dell'establishment, in ogni caso, quello economico, è entrato in politica più tardi, ma è già stato presidente. E però quanto contano loro? La sua domanda è retorica, perché il fatto che gli Stati Uniti non siano riusciti ad esprimano dei personaggi vecchi, non soltanto di età, anche di età, ma anche di carriera. Sono personaggi che danno garanzie, perché probabilmente non hanno più nulla di nuovo da dire, e possono essere molto meglio manovrati di altri personaggi che potrebbero assurgere con maggiore personalità. Adesso, per esempio, si è fatto il nome, in modo molto teorico, però poi non si sa mai, di Michelle Obama. Michelle Obama è un personaggio carismatico, è un personaggio che, ma proprio per questo, è quasi improponibile, perché potrebbe fare di testa sua, potrebbe avere, poi ci sono tanti modi di bloccare un presidente. Un altro che aveva il suo carisma, la sua intelligenza, la sua anche spessore culturale era Bill Clinton. Ed è stato anche lui, diciamo, accerchiato al momento giusto, tenuto a bada. Con l'impeachment. Col quasi impeachment, sì. Per una situazione, diciamo, assurda, per una sciocchezza assurda, come adesso stanno attaccando Trump dal punto di vista giudiziario. Tra l'altro, uno dei paradossi che ho notato della situazione è stato che Biden ha accusato, nel momento in cui è stata data l'immunità a Trump, ha detto che non è possibile che un personaggio politico, un presidente, si sottragga alla magistratura. È un'assurdità, perché chi è stato che ha sottratto Trump alla magistratura dandogli l'immunità? È stata la Corte Suprema, quindi è stata la magistratura. Cioè, nel criticare che Trump si sottraeva alla magistratura, Biden ha criticato la magistratura. Quindi siamo a livelli di un cortocircuito di situazioni. L'abbiamo avuto anche noi, non è che con Berlusconi, con le storie della magistratura, ed è anche salutare in un certo senso. Però questa uscita di Biden, secondo me, è stata molto fuori posto. Non l'hanno notata in molti, però io l'ho notata, ecco. Ma non è neanche questo. Un'altra delle cose di cui, se posso continuare a parlare, prego. Se Michelle Obama era una possibile candidata carismatica che potrebbe opporsi a Trump, perché è veramente l'opposto di Trump, l'altra persona che sarebbe il sostituto automatico di Biden sarebbe Kamala Harris, sì. Ma l'attuale vicepresidente. L'attuale vicepresidente degli Stati Uniti. Ma questa è una delle persone meno gradite all'opinione pubblica americana, perché si pone in una situazione molto particolare. Lei è una donna, e questo potrebbe essere anche un punto a vantaggio, perché per la prima volta un candidato donna. Ma lei, a parte le posizioni che ha preso durante il suo mandato e anche precedentemente, non è, è di scura di carnagione, ma è indiana,
è figlia di professori universitari, di un medico, non è afroamericana in poche parole, quindi non è riconosciuta da quella parte, diciamo, di minoranze che la potrebbero considerare una loro leader, come era per Obama, il quale non era proprio afroamericano, ma aveva la moglie afroamericana ed aveva anche un suo atteggiamento in cui gli afroamericani e anche le minoranze si riconoscevano. Kamala Harris è tra l'altro, però, pur essendo una candidata perdente, perché non piace, piace ancor meno di Biden, per dire, è difficile eliminarla. Cioè, il fatto che Biden non possa fare un passo indietro, non possa ritirarsi, è perché il candidato che gli subentrerebbe sarebbe proprio Kamala Harris. E nessuno la vuole. Non la vogliono nel Partito Democratico, non la vogliono gli elettori. E quindi, che posizione le si dà alla Harris, alla vicepresidente? Tu dici, vabbè, la buttiamo via così, non è così facile, bisogna giustificarle, bisogna trovarle un altro posto, ma che altro posto puoi trovare tu a una vicepresidente se non di fare il presidente quando il presidente se ne va? Certo. I governatori che potrebbero ambire a diventare o a fare candidati per la presidenza devono fare fuori la Harris. Devono far fuori la vicepresidente. Che sarebbe anche utile dal punto di vista elettorale. Ma a che titolo? Cioè, la situazione è molto ingarbugliata. Certo che i democratici hanno un bel rebus da risolvere. Io proporrei un servizio che abbiamo preparato che riassume un po' quello che è successo in questi ultimi giorni, cioè quindi si occupa sostanzialmente di quello che è stato il dibattito televisivo che ha messo, come dire, in dubbio quelle che sono le effettive capacità di Joe Biden di proseguire o di affrontare in maniera paritetica, diciamo, l'altro candidato, il candidato repubblicano, Donald Trump. Lo seguiamo assieme e dopo lo commentiamo. È stata una festa dell'indipendenza un po' amara per Joe Biden dopo il disastroso dibattito in diretta nazionale con Donald Trump. 78 anni Trump, 81 Biden, ma quei 3 anni di differenza sembrano farsi sentire come se fossero 10. E non è una novità che l'attuale presidente degli Stati Uniti non sia più così lucido da poter guidare una nazione. Negli ultimi giorni si sono rincorse senza sosta le voci di un possibile passo indietro di Biden in favore di un altro candidato, voci subito smentite dalla Casa Bianca, che in un comunicato stampa ha ribadito che Biden non ha alcuna intenzione di ritirarsi. A sostenerlo in quella che sembra a tutti gli effetti una missione suicida ci sono anche diversi governatori degli stati democratici. Mercoledì sera Biden ne ha incontrati più di 20 tra quelli ritenuti più influenti, ai quali avrebbe assicurato di essere pronto a continuare la battaglia con Trump. Tra loro c'erano anche Gavin Newsom della California, Gretchen Whitmer del Michigan e J.B. Pritzker dell'Illinois, che secondo il Financial Times potrebbero essere possibili successori se il presidente si dovesse ritirare dalla corsa. Tra gli altri nomi papabili in questi giorni spiccano testa a testa quelli di Kamala Harris, vicepresidente attuale degli Stati Uniti, e di Michelle Obama. Se pubblicamente la linea tenuta da Biden è quella del presidente determinato a restare in carica per la nomination fino alla fine, privatamente le cose sono molto diverse. Come ha spiegato il New York Times, infatti, Joe Biden avrebbe ammesso che le sue prossime apparizioni pubbliche saranno determinanti. Le performance del presidente nel corso quindi del weekend decideranno se sarà veramente in grado di sostenere la campagna elettorale o se dovrà fare spazio a un altro candidato o candidata. L'ultimo sondaggio condotto dal New York Times e dal Siena College mostra che l'ex presidente Donald Trump è in vantaggio rispetto
a Biden, 49% contro il 43% tra i probabili elettori, uno spostamento di ben 3 punti a favore del repubblicano rispetto a solo una settimana fa, prima del dibattito televisivo. L'enorme differenziale tra i due candidati di ben 6 punti sta portando il Partito Democratico a cercare una nuova figura in grado di essere competitiva alle elezioni presidenziali di novembre. Biden intanto continua il suo programma elettorale, ma è andato nuovamente in confusione durante un programma radiofonico in Pennsylvania dicendo: sono stato la prima donna di colore vicepresidente, ho servito gli Stati Uniti al fianco di un presidente di colore. Presidenziali dell'81enne Biden comunque non si ferma, nonostante si moltiplichino le volte che Biden fa preoccupare gli elettori. Ecco, Ermanno, allora, Biden non si smentisce, continua con queste gaffe che effettivamente poi di fatto preoccupano l'elettorato democratico americano. Diciamo che non ha adesione, ma mi domando io, se fosse un elettore americano, sarei estremamente preoccupato, comunque che vinca uno o vinca l'altro. Questo è il problema. Cioè, mettiamo l'elettorato americano, che sono decine di milioni di elettori, di fronte a un problema che non possono risolvere. Perché se uno è democratico, vota per Joe Biden, mi domando, piuttosto non va a votare, piuttosto di votare per Trump. Allora vincerà Trump solo per assenza dei democratici. Ma Trump poi piace ancora ai repubblicani? Ecco, questa è la problematica. E allora probabilmente, io presumo, se le cose vanno in questa direzione, che ci sia un abbassamento dell'adesione al voto. E succede un po' quello che sta succedendo in Italia, perché non ci sono candidati dignitosi per cui uno dice voto questo perché mi dà un senso di sicurezza. Voto per uno che non mi dà un senso di sicurezza, perché quello che ha fatto Trump all'uscita dopo il suo negazione al voto è palese. Mm-hmm. E quello che sta facendo Joe Biden è altrettanto chiaro, ma di tanti milioni di abitanti in America non ci sono altri due contendenti un po' più intelligenti e un po' più onesti? Ecco, questo è il problema. Sì, questa è una domanda non retorica, questa domanda è una domanda molto centrata, molto non ci sono altri. Beh, intanto ci vuole un cursus honorum lungo prima di poter accedere alla corsa alla presidenza. La cosa che ha dato impressione, e lo stiamo vedendo noi stessi qui, noi tre, mentre chiacchieriamo, è che non stiamo parlando mai dei contenuti, parliamo del fatto che, e non solo noi, tutti, parlano del fatto che l'uno, Biden, è troppo vecchio, è un po' rimbambito, non è in grado fisicamente di fare il presidente, e l'altro che invece è un bullo. Ma parliamo di in un articolo lo chiamavano puppet, due bambole, due pupazzi, certo. Che rappresentano una parte di America, ma non hanno vero potere. Teniamo conto che a novembre si voterà non solo per il presidente, perché lei ha detto gli americani voteranno, ma non voteranno a novembre solo per il presidente, che sì, rappresenta l'Unione, è importantissimo per la politica estera, ma per la politica interna contano anche chi sarà eletto. A novembre si voterà per la Camera dei Rappresentanti e si voterà per un terzo del Senato. Quindi ci sarà anche un cambiamento abbastanza sostanziale al di là di chi sarà il presidente eletto. Ma
Qual è il problema? È che quando ci sono le elezioni, questo succede ogni due anni, no? Quando più o meno ogni due anni, quando c'è anche l'elezione del presidente, quindi una volta sì e una volta no, il voto viene trascinato anche dall'elezione presidenziale, e la conseguenza sarà anche di avere un Senato forte, un presidente che avrà anche un grosso sostegno. Questo sarà, ma qual è la conseguenza di questo? È una questione anche economica, di soldi. Se Biden in questo momento è in difficoltà perché i cosiddetti donors, cioè quelli che sostengono la sua campagna elettorale, sono, pur essendo democratici, pur essendo tendenzialmente verso il Partito Democratico, non lo vogliono più finanziare, si stanno ritirando chiedendo di sostituirlo, e questo è un grosso impasse per la sua campagna elettorale, ma non solo per la sua, anche per quella di tutti i candidati che correranno per il Congresso, per il Congresso, per il Senato, per la Camera. Quindi il sistema, diciamo, il dibattito politico è molto forte. Io certo. Mi domando però, che è vero che c'è questa grande confusione, è vero che sia Biden che Trump sono quasi dei pupazzi nelle mani sicuramente di altri poteri, perché è abbastanza incredibile pensare che questi abbiano che un impero possa essere dominato davvero da un imperatore. C'è l'esercito, c'è la CIA, c'è la magistratura che conta moltissimo. Chi comanda è la finanza. Non volevo dirlo perché era troppo ovvio. La finanza americana che poi gestisce di conseguenza, distribuisce oneri ed onori. Sì, no, le grandi imprese, ecco, non l'ho nominato dottor Kasin perché era ovvio questo, che ci sono queste grandi corporation che dirigono. Anche il fatto di finanziare queste campagne elettorali, di solito finanziano sia l'uno che l'altro, perché poi per poi comandare loro, questo è il sistema. Poi ci sono alcuni che vanno forse, più da una parte, più dall'altra. Forse, adesso esagero, ma non credo, che sono i candidati perfetti per essere manipolati. Ma infatti, questo è appunto. Allora, la preoccupazione nostra, che non apparteniamo all'impero, noi siamo colonizzati dall'impero, ci preoccupa molto, perché che cosa faranno questi nei nostri confronti, perché già Trump ha dato segni di essere un po' aggressivo nei confronti, da un punto di vista economico, nei confronti dell'Europa, l'ha messa dritta a suo tempo. Joe Biden non sa nemmeno quello che dice, ma evidentemente c'è qualcuno che muove le pedine al campo loro. Allora, questa elezione americana è una pagliacciata. Ok? Quindi, se questa si chiama democrazia, forse hanno sbagliato nome, o democrazia significa un'altra cosa. Ma questo senz'altro, signor Kasin, dottor Kasin, ho qui anche, mi ero proprio scaricato il programma dell'uno e dell'altro, di cui nessuno ne parla, però qualche differenza c'è nel caso vinca l'uno o vinca l'altro. Sarà minima, perché poi, come dice lei, sono ben guidati anche da altri. Però Trump è più... tende di più a guardare alla politica interna, a difendere l'America, ed è meno favorevole alle guerre, e questo va detto. Si rifà molto a un elettorato conservatore tradizionale. Scusi, ma lei crede a quello che dicono? No, perché... No. Allora, queste guerre che se le beccate sulla schiena Biden erano già preparate da Trump. Adesso che lui dica che Biden aveva torto e lui aveva ragione, fa parte della politica. Mi pare che il gioco è abbastanza semplice, non caschiamo su queste cose. Il problema è che siamo preoccupati perché noi siamo naturalmente i colonizzati, quindi non possiamo nemmeno eleggere il nostro presidente, che sarebbe o Biden, perché
naturalmente sì, dipendendo direttamente dall'America, dall'economia americana, non abbiamo alternative, questo è il problema. Sì, ecco, teniamo anche conto che in questa situazione abbastanza confusa, no, comunque qualche piccola differenza tra l'uno e l'altro ci sarà in politica estera. Ci deve estera, essere, ecco. Ma scusi, in una campagna elettorale ci deve essere, fa parte del gioco, sì. Ma stiamo facendo una campagna elettorale che costa miliardi di dollari e di pubblicità, quindi soltanto i dollari che spendono per la campagna elettorale se mandano in Africa, li mandano i soldi in Africa, risolvono un sacco di situazioni che abbiamo appena visto, il Kenya è in fase di totale rivoluzione. Bene, allora ci vediamo un po' più avanti, appena ci sarà questo uno sviluppo da parte dei due. Secondo Joe Biden, lui avrebbe una carta segreta nascosta, per cui al momento delle votazioni, al momento di entrare nella campagna elettorale, la più importante, tirano fuori la carta per far fuori naturalmente Trump. Bisogna vedere se ce la fanno, ma gli americani in questo sono abili. Prego, certo. Grazie. Certo, grazie allora al professor Corrado Poli. Grazie a voi. Noi torneremo, come diceva Ermanno, sulla questione, perché chiaramente siamo solo all'inizio e non è detto che non ci possano essere anche dei colpi di scena. Grazie ancora per il suo contributo, per i telespettatori. Un attimo di pubblicità e poi torniamo con l'ultima parte di questa puntata di TV7 Match, che ci porta ancora all'estero, perché parleremo di una figura storica per l'Inghilterra, cioè Re Enrico VIII. Tra poco.